nuova tappa dell'22esima edizione del Giro della Toscana Michela Fanini, la gara internazionale riservata alla categoria femminile, come abbiamo ricordato anche in sede di presentazione del prologo, una premondiale, quindi importantissima per definire le squadre in vista della rassegna iridata. Così come molto importante è la messa che viene tenuta prima della partenza, alla quale partecipano tutti coloro che fanno parte della carovana del Giro della Toscana, dalle squadre agli addetti ai lavori, direzione corsa, giuria e quant'altro, una messa per ricordare Michela Fanini, alla quale tutti partecipano. Infatti prima di partire con la prima tappa, quella da Segromigno in Piano a Segromigno in Piano, della quale poi vi racconteremo la tappa, come si dovrà svolgere, e ovviamente ve ne daremo anche conto con le nostre immagini. Prima di partire però, come detto, questo momento di riflessione per onorare la memoria di Michela Fanini, un appuntamento comunque al quale partecipano tutti di buon grado poco prima di partire. Siamo praticamente alla prima tappa su strada e andiamo a ricordare le varie maglie che sono state assegnate. Abbiamo già detto che la leader della classifica generale, contraddistinta dalla maglia rosa Geotech, è Lisa Klein della Cervelo Bliga Pro Cycling. Poi per la classifica a punti, la maglia ciclabino Makota e Cecil Ludwig, sempre della Cervelo. La classifica dei GPM è Ashley Mulman-Pasio della Cervelo con la maglia verde Mander. Poi per la classifica dei traguardi volanti è Janneke Ensing della Le Cipollini con la maglia azzurra assicurazioni generali. Per le giovani Lisa Klein della Cervelo con la maglia bianca Selle SMP, così come per la classifica stranieri con la maglia nera Pois Kenda Farben, sempre Lisa Klein. Abbiamo visto stiamo vedendo le operazioni preliminari di firma con anche le macchine Mitsubishi che saranno un po' gli angeli custodi di tutti coloro che sono in gara. Altre maglie non ufficiali del giro: la classifica generosità per quanto riguarda il prologo è andata a Cristina Stolbova, la maglia fantasia Euro ricevitoria Catelli. La classifica eleganza Arlierni Lecuona della Nazionale dei Paesi Baschi, la maglia nera Angelo Impianti, e anche la maglia della classifica di tappa a Lisa Klein, ovviamente con la maglia gialla, quella in ricordo di Michela. Incetta di maglie, quindi come un po' normale all'inizio di un giro a tappe per la vincitrice anche del prologo Lisa Klein. Vedremo se con questa seconda tappa, prima in realtà in linea, andranno a cambiare un po' le cose. Andiamo a ricordare il percorso con la partenza da Segromigno in Piano, da piazza Michela Fanini, dove appunto c'è la piazza intitolata a Michela, e prima di partire dopo un breve tratto di trasferimento andremo anche al cimitero per ricordare la figura di Michela. Quindi Borgo Nuovo, Porcari, Capannori e quindi poi piazza Michela Fanini per la fine del primo giro. Quindi Porcari di fronte allo stabilimento Rox, Capannori, ancora una volta in piazza Michela Fanini, quindi Porcari, Capannori, fine del terzo giro. Ancora un quarto giro, dopodiché Capannori, San Colombano, Segromigno in Monte, via delle Selvette, Segromigno in Monte, piazza Michela Fanini, passaggio ovviamente dalla zona arrivo, quindi Porcari, Capannori, San Colombano, Gran Premio della Montagna, Segromigno in Monte, e quindi poi l'arrivo dopo 133 chilometri. Siamo al via ufficioso per quanto riguarda la partenza della prima tappa in linea. Ovviamente le maglie sono state un po' assegnate alle seconde delle classifiche, perché Lisa Klein ovviamente non si poteva mettere tutte le maglie, e insieme al vice sindaco Silvia Amadei stiamo raggiungendo il cimitero per appunto questo momento, per ricordare Michela Fanini, alla cui memoria è intitolato tutto il giro. Ecco qua che ci stiamo muovendo, i primi colpi di pedale in linea, se così vogliamo dire, dopo il prologo affrontato nella giornata precedente. Il tempo che per il momento sembra risparmiare le atlete al via del 22esimo giro internazionale della Toscana Michela Fanini, e quindi scortati proprio dallo stesso Fanini, dal vice sindaco e da tutti gli addetti ai lavori, ad andatura turistica con passo lento. Infatti stiamo raggiungendo il cimitero, dove una rappresentativa delle atlete presenzierà
proprio alla gara e poi da qui prenderanno il via le ostilità nel vero senso della parola. Eccoci qua alla tomba proprio che ricorda Michela Fanini e alcune atlete che in rappresentanza di tutto il gruppo vanno a prendere posto accanto proprio al monumento che ricorda Michela. Ovviamente come rappresentative ci sono coloro che indossano le varie maglie, come detto gran parte sono un po' appannaggio di Lisa Klein, anche Lisa Balsamo ovviamente con la maglia che contraddistingue la classifica giovani, che è comunque sempre per Lisa Klein, e ovviamente anche l'atlete della Michela Fanini. Un attimo, come dire, di raccoglimento e poi sarà davvero il momento per dare il via alle ostilità vere e proprie. Ovviamente è presente tutta la famiglia Fanini, questo piccolo momento per ricordare proprio la figura di Michela, e poi sarà il momento del via ufficiale della prima tappa di 133 chilometri che dovranno affrontare l'atleta in questo giro internazionale della Toscana. Dopo aver ascoltato il silenzio, proprio per ricordare con un attimo di raccoglimento Michela Fanini, è il momento della partenza ufficiale. Ancora una volta la vice sindaco Silvia Amadei, che ha accompagnato le fasi iniziali di questa prima tappa del Giro della Toscana femminile. Vi abbiamo già ricordato il percorso con una prima parte un pochino più semplice, se così vogliamo dire, e poi la parte con il Gran Premio della Montagna di Segrumigno in Monte, il GPM di seconda categoria, da ripetere per due volte. E inizia adesso il contagiri, 6 in totale i passaggi sotto lo striscione di arrivo, 4 quelli più semplici e pianeggianti, e gli ultimi 2 invece con la salita, e quindi adesso si comincia davvero a far sul serio. Ricordiamo ancora una volta le macchine della Mitsubishi, che saranno quelle che fanno parte della carovana insieme a quelle della Fanini Auto. Ricordiamo il servizio delle motostaffette della Team Motosicurezza, il servizio della polizia stradale della sezione di Lucca, importantissimo anche il loro apporto, così come il servizio sanitario della pubblica assistenza alla Croce Verde di Lucca con il responsabile Marco Malaspina. Così come un ringraziamento è d'obbligo a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione, come la Generali INA Ass Italia, il Caffè New York, l'Ecofor Service, poi ancora la Comet, la Tranceria Luca, la Euroricevitoria Catelli, così come la Geotech, la Neri Sottoli e ancora la System Pulse e la MB Cantina, così come la Record. Ovviamente quando si fa un elenco di questo tipo c'è sempre il rischio di dimenticare qualcuno, e quindi ovviamente il ringraziamento va a tutti coloro che a livello ufficiale o meno hanno dato una mano. Ricordiamo sempre il pranzo offerto a tutti i partecipanti, e questa è una cosa a livello volontario che viene fatta da una serie di collaboratori di Fanini che si impegnano in questo servizio fondamentale per la riuscita della gara. Siamo ai primi chilometri di questa prima tappa e l'andatura è abbastanza veloce, tanto che non c'è nessun tentativo che riesce ad avere un certo margine nei confronti del gruppo. Siamo al passaggio dalla zona arrivo, dove vediamo che il gruppo si mantiene pressoché compatto. Marzia Saltò Basei della Conceria Zabri Fanini Guerciotti, che sta facendo l'andatura sulla testa del gruppo che transita proprio dalla zona arrivo
in una lunga fila indiana, quindi come detto l'andatura è sicuramente veloce, per il momento comunque niente da segnalare. Uno dei traguardi intermedi al 34esimo chilometro, il traguardo volante alla memoria di Michela Fanini, lanciata la volata per appunto aggiudicarsi questo traguardo volante, e se lo aggiudica Elisa Balsamo della Valcar con il dorsale 73, in seconda posizione Valentina Mariotto per la rappresentativa Veneto e terza Janneke Hensing della Ale Cipollini. Queste le prime tre posizioni per quanto riguarda il traguardo volante al 34esimo chilometro di gara, traguardo volante che ovviamente servirà anche a determinare la classifica della particolare maglia, appunto anche dei traguardi volanti, la maglia azzurra, quella delle assicurazioni generali. Noi ci siamo riportati al passaggio dalla zona arrivo, quando la corsa transiterà saremo al 42esimo chilometro di gara, vedremo se il gruppo si sarà mantenuto compatto oppure se ci sarà qualche tentativo, qualche atleta che avrà provato ad avvantaggiarsi nei confronti del gruppo. Intanto il pubblico comincia anche a sieparsi a bordo strada, e c'è un tentativo perché davanti abbiamo Chiara Perini della Giusfredi, che di fatto anticipa il gruppo, è minimo il suo margine nei confronti del gruppo, che non lascia spazio veramente a nessun tentativo, pochi secondi il vantaggio della portacolori della Giusfredi Bianchi, che comunque ci ha provato, si è fatta vedere proprio in concomitanza col passaggio dalla zona arrivo, ma per il momento niente da fare. Anche le ragazze della 3M che ci allietano della loro presenza, e quando mai siamo al 58esimo chilometro di gara c'è da registrare un nuovo tentativo col dorsale 130 per la nazionale russa. Ksenia Cimbalik sta provando a avvantaggiarsi nei confronti del gruppo, e forse questa è la prima azione di un certo rilievo che riesce in un certo senso ad avere un po' di margine. C'è da dire che questa prima parte del circuito più pianeggiante magari rende un po' più difficile riuscire a fare la differenza, discorso diverso molto probabilmente sarà quando la strada comincerà a salire verso il Gran Premio della Montagna di Segrumigno in Monte, che sarà da ripetere per due volte. Eccola qua l'avanguardia gruppo, che è segnalata a 28 secondi di ritardo dall'atleta solitaria al comando. Fino a che è una sola atleta sicuramente non fa troppa paura alle atlete del gruppo, che per il momento danno l'impressione di controllare la situazione con le compagne di squadra della nazionale russa, che si mantengono nelle prime posizioni, e dove Amilia Isakova della Astana controlla la situazione. Abbiamo visto anche il riscontro da parte della Lavagna, del servizio di moto Lavagna, che indicava appunto 28 secondi il margine dell'atleta solitaria al comando nei confronti del gruppo. Ci siamo riportati sull'arrivo quando appunto stiamo aspettando il passaggio insieme al pubblico della corsa. Il fare in modo che la corsa passi spesso e volentieri dall'arrivo fa sì anche che le persone possano rimanere in zona arrivo e potersi seguire la gara. Resiste l'azione dell'atleta russa, della Cimbalik, sulla testa della corsa, ma abbiamo visto quando mancano tre giri alla conclusione che il gruppo è molto vicino, forse 10 secondi, 15 a voler esagerare, e il vantaggio dell'atleta russa nei confronti del gruppo, dove vediamo anche il vento che sicuramente mette in difficoltà in alcuni tratti le atlete, gruppo sicuramente ancora molto numeroso che comunque ha già messo nel mirino l'atleta della nazionale russa, quando come detto mancano tre giri alla conclusione. E quindi adesso vedremo, ancora ci sarà un giro pianeggiante da affrontare e poi inizierà il passaggio sulla salita. 50 km alla conclusione, è stata recuperata dal gruppo la portacolori della nazionale russa, la Cimbalik, e in contropiede è scattata con il dorsale 117 Teresa Korvasova della Dukla Praga, quindi squadra ceca. Ovviamente adesso è lei l'atleta
solitaria al comando, praticamente nel momento in cui è stata recuperata la Cimbalki in contropiede è scattata immediatamente la Korvasova, che adesso sta cercando anche di capire com'è la sua situazione, cerca anche un po' di rifornimento dal servizio camboruote del team SMP, e quindi una volta ricevuta l'assistenza necessaria continua nella sua cavalcata verso la salita, perché ormai adesso lo spauracchio è quello della salita. E quindi buono comunque il colpo di pedale dell'atleta della squadra ceca del team Dukla Praga, e quindi adesso siamo in attesa magari di avere un riferimento, ed eccolo qua il riferimento. 45 secondi il servizio preciso e capillare offerto dalla Moto Lavagna, il vantaggio quindi di Teresa Korvasova del team Dukla nei confronti del gruppo, dove si riconoscono anche le atlete di casa della team Michela Fanini. 45 secondi quindi, come detto, il margine, un margine sicuramente importante. Adesso anche le varie componenti delle squadre si parlano tra loro per cercare di fare la miglior tattica possibile, per cercare di andare a recuperare chi si trova al comando, e ovviamente anche sulla testa della corsa le atlete della Cervello Bigla Pro Cycling, che ovviamente hanno la leader della classifica generale e non solo tra le loro componenti. E adesso ci siamo riportati sulla testa della corsa, perché comunque stanno recuperando, anzi proprio in questo istante abbiamo visto il recupero del gruppo, che quindi torna compatto quando ormai siamo in vista del primo passaggio dalla zona arrivo. Gruppo compatto qui, dalla passaggio dalla salita, scusate. Gruppo compatto quindi, adesso comincia anche un po' il gioco delle posizioni per avere la posizione migliore per quando inizierà il tratto di salita. Ricordiamo che ci sarà due gran premi della montagna da affrontare, che anche in questo caso andranno a determinare la classifica delle scalatrici. E quando siamo in vista del Gran Premio della Montagna provano ad allungare in tre, con il numero 1 Ashley Mulman-Pasio della Cervelo, poi ancora con il dorsale 6 la sua compagna di squadra Cecile Ludwig, e con il numero 17 Janneke Ensing. Quindi praticamente le prime tre della classifica generale, di quella che si è determinata dopo il prologo, si sono allungate in vista del Gran Premio della Montagna. Il Gran Premio della Montagna che è rivenuto proprio in questo istante, se l'è aggiudicato proprio Ashley Mulman-Pasio davanti alla Janneke Ensig, e in terza posizione Cecile Ludwig. Questo è il passaggio al Gran Premio della Montagna, e stiamo aspettando anche una situazione tempi proprio in passaggio del Gran Premio della Montagna, visto che si è un po' selezionata la corsa alle spalle delle tre atlete al comando, che adesso stanno affrontando con un po' di circospezione il tratto conseguente alla salita. E quindi adesso siamo in attesa appunto di una situazione tempi per quanto riguarda il gruppo, che è segnalato a 22 secondi, almeno il primo gruppo, la prima parte del gruppo, quando mancano 4 km al passaggio dalla zona arrivo. 22 secondi il margine per queste tre atlete che stanno affrontando il tratto di discesa, ed eccola qua l'avanguardia gruppo, che come detto è segnalata a 22 secondi di ritardo. Un ringraziamento al Caffè Incas, alla DFSRL, poi ancora alla Esso di Tiziano Torri, al caseificio Art Latte, alla industria serigrafica Mander, alla Geotech, alla Cicli Fanini, alla tipografia LM, così come alla Neri, alla Mucchi, alla LB Toscana Service, alla Generale Inas Italia, alla Makota, la 3M Caverni, la Elite, l'autocarrozzeria La Nuova Europa e la Banca del Monte di Lucca. E qui, come abbiamo detto, c'è un primo gruppo, e vediamo però che probabilmente la situazione va a ricompattarsi, perché con la coda dell'occhio abbiamo visto che sono comunque abbastanza vicine le inseguitrici a questo primo drappello, che è il primo gruppo inseguitore delle tre atlete che ancora si trovano al comando. Eh sì, adesso anche il vento, come abbiamo detto, un po' mette in difficoltà le atlete, quando vediamo il cartello che indica 2 km al passaggio dalla zona arrivo, dove suonerà la campana
che preannuncerà l'inizio dell'ultimo giro. Si cerca collaborazione tra le atlete rimaste in questo drappello, soprattutto da quelle della stessa formazione. Adesso riconosciamo Aurela Nerlo della Matt Atom Cycling Team, che sta facendo l'andatura su questo drappello, subito rilevata dalla sua compagna di squadra, la Katarinza Wilkos, e quindi si cerca di andare a recuperare chi si trova al comando. Non sembra esserci tantissimo accordo tra queste atlete che compongono il primo gruppo inseguitore, che molto probabilmente andrà a rinfoltirsi nel numero. Riconosciamo anche Elisa Balsamo, sempre vigile nelle prime posizioni di questo drappello comunque abbastanza numeroso, dove è presente anche Angelica Brogi a chiudere proprio della rappresentativa lombarda, una ragazza toscana, lo sottolineiamo, che ha colto l'occasione della rappresentativa lombarda di fare questa esperienza nel mondo delle elite e sicuramente si sta facendo ben vedere dopo anche un buon risultato nel prologo, classificandosi comunque nelle prime posizioni. Ci siamo riportate sulla testa della corsa con le tre atleti al comando, probabilmente sanno che stanno recuperando alle spalle, perché non sembra esserci più tantissimo accordo tra gli atleti al comando, e quando siamo al passaggio dalla zona arrivo dove suonerà la campana vediamo sì che ci sono le tre atlete al comando, però vediamo anche che il gruppo si sta decisamente avvicinando. Traguardo volante intanto che è stato assegnato proprio sotto il passaggio dalla zona arrivo, ma vediamo che i distacchi sono veramente minimi. Il primo drappello transita, ma vediamo anche un altro drappello e ancora un ulteriore gruppetto alle spalle. Quindi ci sta anche che nel tratto di strada che separa il passaggio dall'arrivo dall'inizio della salita si possa ulteriormente ricompattare la testa della corsa, cosa che è già avvenuta perché sono state recuperate le tre atlete al comando, e quando siamo al 122esimo chilometro di gara, quindi quando siamo a circa 10 poco più chilometri dalla conclusione, la situazione è nuovamente di gruppo compatto. Tappa davvero incerta e spettacolare questa prima tappa in linea del 22esimo giro della Toscana Internazionale, per ricordare Michela Fanini. Sicuramente le atlete al via hanno dato spettacolo e si sono impegnate molto per offrire una bella prestazione in questa prima tappa, che prevedeva appunto la doppia ascesa al Gran Premio della Montagna di seconda categoria di Segromigno in Monte. È la formazione della Valcar che sta facendo l'andatura sulla testa della corsa, come detto ancora ci sarà da affrontare per un'altra volta la salita, è andato decisamente a rinfoltirsi il gruppo di testa, adesso inizia nuovamente la salita e prova nuovamente ad allungare Ashley Mulman-Pasio, la vincitrice dell'ultima edizione, e la prima a riportarsi su di lei è Janneke Enzig della Alecci Pollini. Le riconosciamo perché hanno anche le varie maglie che le contraddistinguono, e molto probabilmente al termine di questa tappa cambieranno anche le varie titolari delle maglie. Si forma una coppia quindi al comando, con una terza atleta che sta provando a riportarsi su di loro quando mancano 5 chilometri alla conclusione. Transita per prima quindi proprio la Mulman-Pasio, e alla sua ruota si è francobollata Janneke Enzig della Alecci Pollini, e arriva una terza componente che va a formare quindi ancora una volta un terzetto col dorsale 77, Maria Giulia Confallonieri della Valcar. Quindi questo il terzetto che si è formato sulle rampe di Segromigno e Monte. Siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna, dove la Mulman-Pasio sembra del tutto convinta di passare in prima posizione, almeno di 100 metri al passaggio dal Gran Premio della Montagna. Si è un po' scatenata la bagarre per questo traguardo intermedio, con Janneke Enzig che dà filo da torcere alla Mulman-Pasio. Infatti è proprio lei che va ad aggiudicarsi il passaggio al Gran Premio della Montagna, seconda posizione per Ashley Mulman-Pasio e terza per Maria Giulia Confallonieri, che già ha fatto un po' di sforzo per riportarsi sulla testa e quindi si è accodata a questo terzetto che si è formato proprio nel tratto della salita. Cercano di rifiatare un po', ricordiamo che siamo a meno
di 5, anzi 3 chilometri alla conclusione per il terzetto al comando. E adesso giustamente anche a Maria Giulia Confalonieri va a fare la sua parte, ma è veramente minimo il margine per le tre atlete al comando nei confronti della gruppo. Ha preso qualche margine, ha preso un po' di margine Maria Giulia Confalonieri, ma subito sia la Hensing che la Mulman si riportano di lei, quindi si riforma il terzetto al comando, ma è veramente minimo il loro margine, forse 10 secondi il loro vantaggio nei confronti del gruppo che ha tutte le intenzioni per andare a recuperare chi si trova al comando. Ultimo chilometro, triangolo rosso, ultimi 1000 metri per il terzetto al comando, che non è sicuro. Continuano a voltarsi perché sentono il fiato sul collo delle atlete del gruppo che stanno per riportarsi su di loro, e adesso è un po' una situazione abbastanza complicata da gestire, perché sanno che il gruppo sta rinvenendo, ma sanno anche che l'arrivo si sta avvicinando, quindi bisogna saper gestire soprattutto le emozioni, con Maria Giulia Confalonieri che si mantiene in prima posizione, seconda posizione per la Mulman e terza per la Hensing, con il gruppo che sembra sempre alla stessa distanza, gruppo che va ad occupare interamente la sede stradale, meno di 500 metri alla conclusione, non è per niente sicura Janneke Hensing che continua a voltarsi, mentre sono un pochino più convinte nella loro azione la Confalonieri e la Mulman. Si svolta a sinistra e ci siamo ormai per la conclusione, con il gruppo che sembra aver ormai messo nel mirino le tre atlete, ma là in fondo vediamo anche lo striscione di arrivo. È già partita la volata per le tre atlete al comando, vedremo se saranno loro che riusciranno ad avere margini oppure no, ma sembra ormai un discorso a tre per la conclusione della prima tappa, con Janneke Hensing che sembra decisamente al comando. Prova a rivenire anche la Mulman Pasio, un testa a testa ancora tra la Mulman Pasio e la Janneke, ma è la Hensing, Janneke Hensing in prima posizione, seconda Ashley Mulman Pasio, terza Giulia Confalonieri e Marta Lach della Atom Cycling Team va a vincere la volata per il gruppo, aggiudicandosi così la quarta posizione. Finale vibrante questo della prima tappa, con il testa a testa tra la Hensing e la Mulman Pasio, con la Hensing che sembrava ormai sicura della vittoria, ma poi c'è stato uno scarto repentino ancora della Mulman Pasio, che è andata decisamente ad impensierire Janneke Hensing, però è riuscita a mantenere la posizione al comando per pochissimo, ma è arrivata la vittoria. Quindi Hensing, Mulman Pasio e Confalonieri, l'ordine di arrivo di questa prima tappa, e tra poco vi ricorderemo le varie maglie. Janneke, another question for you after your victory today, could be you the winner of general classification of this tour? Yeah, why not? I'm racing tomorrow this year, we will see. I'm feeling well and yeah, we will see how the race is more tomorrow. It's I think totally different, it's harder than today, and I heard it's also really bad weather in Italy. I don't know how it's possible, but tomorrow is rain, this, yeah, we'll see. Abbiamo chiesto se questa simpatica ragazza olandese che vive un momento magico dopo la bella vittoria al Giro d'Olanda potrebbe essere la vincitrice di questo Giro. Lei ci ha risposto perché no. So che la buona parte della mia squadra è impegnata in Spagna nella prova di World Tour, ma domani sarà una giornata ricca e impegnativa, ricca di insidie, ricca di Gran Premi della Montagna. Ci proverò, farò di tutto per vincere questa corsa, e perché no, se domani dovesse piovere potrei giocarmi qualche preziosa chance in più. Brunello Fanini, tutto alla grande oggi, emozioni a non finire dal chilometro zero fino alla fine. La tappa di Michela promette sempre e mantiene grande spettacolo per tutti gli appassionati. Veramente una giornata con emozioni a non finire. È stata una bellissima tappa, non tanto impegnativa, però ha fatto già selezione. Lei l'ho sempre vista nelle prime, seconde e terze posizioni sulle tre strappetti, i due strappi che si sono fatti, quindi domani sicuramente manterrà la maglia rosa. Una giornata meravigliosa anche da parte del tempo, le ragazze hanno corso tutto sempre col sole, cioè non ha piovuto solo alle 11. Abbiamo avuto la messa, ricordo, di Michela, che avevo la chiesa piena, è stata favolosa, la visita al cimitero di Michela. E per noi questa qui abbiamo dato da mangiare e bere a tutto il paese, quindi ci siamo veramente svagati con tanto pubblico e tanta gente, e quindi viva Michela, viva il 22esimo anno di Michela. Ciao, vi aspetto tutti domani, ciao, è un film. La classifica generale, quindi la maglia rosa Geotech per Janneke Hensing, la classifica punti, la maglia ciclamino Makota ancora per Janneke Hensing, la classifica dei GPM, la maglia verde Mander
ancora per Janek Ensig della Lecce Poldini, la classifica dei traguardi volanti, la maglia azzurra assicurazioni generali per Elisa Balsamo, la classifica dei giovani, la maglia bianca Selle SMP per Cecile Ludwig della Cervello Bigla Pro Cycling, la classifica delle straniere ovviamente non poteva essere che per Janek Ensig della Lecce Poldini, la maglia Pua Kenda Farben. Per quanto riguarda le maglie non ufficiali, quella della generosità per la Wilcos, quella dell'eleganza per la Neumanova e quella per la tappa alla Ensig. When everybody's still at my door, I'll find you, take it.